Questo video ti farà venire voglia di fare i contenuti. Musicista, io lo so che tu non hai voglia di fare contenuti. Non ho voglia neanche io il più delle volte. Tipo adesso non ho nessuna voglia, è pure domenica, sono stanco. Eppure lo sto facendo. E con questo video, con quello che ti dirò oggi, scommetto che farò venire voglia anche a te. Di fare i contenuti perché ti farò vedere la cosa da una prospettiva diversa. Tutto parte da un video che ho visto ieri su TikTok, da un discorso che ho visto e oggi te lo voglio riportare. E vedrai che questo discorso ti farà vedere le cose in un'ottica totalmente diversa e ti farà venire voglia di farli. Ma prima di tutto mi presento. Ciao guerrieri, io mi chiamo Red Sky, sono un musicista e ho anche un'agenzia di marketing per musicisti che si chiama Ronin Academy, con cui insegniamo agli artisti come si fa a creare dei contenuti virali, quindi che fanno centinaia di migliaia di views senza perdere la dignità e senza perderci ore, bastano 5 minuti al giorno. Se vuoi saperne di più, parti da questo mini corso gratuito che trovi in descrizione che ti spiegherà un bel po' di cose e poi se vorrai potrai prenotare una chiamata gratuita con noi per vedere se e come possiamo aiutarti. Detto questo, partiamo. Allora, ieri ero su TikTok che stavo cazzeggiando e mi è capitato questo video molto interessante. Praticamente questo ragazzo racconta che un giorno ha fatto un video su TikTok di 14 secondi che ha fatto 14 milioni di views, e da quel momento la sua vita è cambiata. Lui dice che ha acquistato due case, insomma, la sua vita è cambiata da un giorno all'altro. E il discorso che fa è molto interessante perché lui paragona la questione dei contenuti alla lotteria. Quindi il discorso che fa è: se i biglietti della lotteria fossero gratuiti. Tu ne compreresti il più possibile, giusto? Per aumentare le tue probabilità, perché sappiamo che le probabilità sono bassissime, però se anziché uno ne compri 2000, le tue probabilità aumentano. E la metafora che fa lui è questa, cioè che i contenuti sono proprio come comprare un biglietto della lotteria. Perché? Perché se tu ingrani il contenuto giusto, quindi nel suo caso quello che gli ha fatto 14 milioni di views, la tua vita cambia dall'oggi al domani, proprio come se avessi vinto la lotteria. E quindi più ne fai, più probabilità hai, con la differenza che appunto i contenuti rispetto ai biglietti della lotteria sono effettivamente gratis. Quindi quello che dice lui è, se io fossi in te, pubblicherei dai 7 ai 10 video ogni giorno su tutti i social e farei così per 6 mesi. Sostanzialmente puntando sulla, sulla statistica, sulla quantità, in modo tale che, cazzo, uno di quei migliaia di video... Ti ingrana come Dio comanda, fai anche tu i tuoi 14 milioni di views ed è come se avessi vinto la lotteria, quindi la tua vita cambia dall'oggi al domani. C'è da dire che effettivamente è vera questa cosa della statistica perché ci sono alcuni profili che pubblicano ad esempio lo stesso video ogni giorno e alcuni fanno milioni di views, altri fanno migliaia, quindi c'è anche un certo elemento di casualità. Quindi conta la quantità molto più della qualità. E poi aggiungo io: conta anche saper fare le cose nel modo corretto, perché se continui a fare contenuti a caso ne puoi fare anche migliaia, che tanto non cambia niente. Se invece tu sai qual è la giusta struttura di un contenuto per farlo andare virale, su 10 che ne fai, magari la metà ti vanno virali. Se ne fai mille, hai molte più probabilità. Quindi. Si è dimenticato il piccolo presupposto che devi sapere come fare i contenuti, motivo per cui insegniamo questo in Ronin. Ma se una volta che hai capito il meccanismo è effettivamente una questione di quantità. Un po' perché l'algoritmo deve educarsi, un po' perché poi ti scatta l'effetto valanga, quindi poi tutti i reel ti crescono insieme, un po' perché tu migliori man mano che li fai, e un po' perché ci vuole anche tempo e raggiungere la quantità di persone che ti serve. Però il meccanismo, cioè il ragionamento non è sbagliato, secondo me. È effettivamente così. Cioè, tanto, che cosa ti costa? A parte quei 5 minuti al giorno, se, sei, se sai come farli, se no ti costa un sacco di tempo, però... 5 minuti al giorno, tu butti fuori il tuo contenuto e poi, cazzo, cioè, se lo fai per un anno, te ne basta uno, cioè, uno su 365 che ingrani come Dio comanda e ti può svoltare la vita. Ma anche se non ingranasse così tanto da fare milioni di views, anche avere un reel ogni settimana che ti fa 100.000 views, cioè piano piano la tua vita cambia cioè prendi un artista emergente qualunque che fa contenuti a caso che gli fanno 200 views oppure immagina di essere un artista che ogni giorno fa reel fatti come Dio comanda e almeno uno alla settimana ti fa 100.000 views cambia la situazione migliaia di persone ti vedono cominciano a, a sapere che esisti qualcuno si va a approfondire i tuoi contenuti la tua musica ma anche se ti rivolgi poi a un locale, un'etichetta o a chi che sia, tu gli fai vedere dei reel che hanno centinaia di migliaia di views, cioè cambia il tuo peso contrattuale, cambia la situazione. Ed è per questo che noi facciamo questo di lavoro, è quello che sto cercando di farvi capire, che una volta che io ti insegno come fare, tu ogni giorno ne butti fuori uno e se non è quello di oggi, è quello di domani, ma fai migliaia di views, questa cosa cambia la tua vita. Poi se hai quello che proprio ti esplode come è successo a lui, che lì effettivamente è come vincere alla lotteria perché non è facile fare 14 milioni di views, dei proprio si devono allineare i pianeti, però se poi ti capita quello effettivamente la tua vita cambia da un giorno all'altro. Ma anche se non dovesse capitarti, piano piano cresci e la tua vita cambia comunque, non dall'oggi al domani, ma magari di sei mesi in sei mesi. Quindi volevo condividerti questo discorso che ha fatto questo ragazzo perché effettivamente è giusto e credo ti farà venire un pochino più di voglia di fare i contenuti se la vedi in quest'ottica. Poi alcuni potrebbero dire sì, ma io volevo fare l'artista, non volevo fare i reel. Di questo parleremo in uno dei prossimi video, domani o dopodomani, perché anche qua c'è un bel po' di cose di cui discutere e di cui incazzarsi, ma nel frattempo ti invito a ragionare su questa cosa. Hai nelle tue mani uno strumento potentissimo che ti può fare scoprire da tutto il mondo e tutto questo gratis. Devi solo imparare come si fanno sti benedetti contenuti in modo da metterci 5 minuti e non 5 ore, perché sennò non è sostenibile. E in modo da ottimizzarli per far sì che facciano centinaia di migliaia di views. Una volta che hai questo, chi ti ammazza, cioè chi ti ferma? Fai il paragone tra come sei oggi e come potrebbe essere ogni giorno fare video da centinaia di migliaia di views. Immagina te cosa cambierebbe nella tua vita. Detto questo, io ti saluto, ti do appuntamento a domani mattina sempre alle 9 con il nuovo episodio del podcast e se hai domande o vuoi dirmi la tua, scrivi pure nei commenti. Ciao guerrieri!